fuori budget, vengono ingaggiati Roberts e Peker, duo americano che al momento sta facendo molto bene, Roberts specialmente l'ultima giornata, dobbiamo dire. Viene ingaggiato il playmaker Marco Passera, playmaker esperto, e al posto di Tommaso Guariglia, volato ad Agrigento, viene ingaggiato Lorenzo Benvenuti, anche lui giocatore molto giovane, un classe 95, sta facendo molto ma molto bene. Sugli esterni spazio a Allen Agbogani in arrivo da Torino. Cosa succede? Succede che la Viola inizia questo campionato, un campionato ancora tutto da vivere, tutto da decodificare, e arrivano sconfitte in trasferta molto spesso all'ultimo secondo o al tempo supplementare, arrivano vittorie belle e gagliarde tra le mura amiche, eccezione fatta per una sola partita contro la Menzana Siena proprio al Palacalafiore. A proposito di Patrick Baldassarre, siamo volati al centro Viola di Modena per intervistare il lungo Nero Arancio, per fare un po' il punto della situazione in vista della gara contro la Cuore Basket Napoli. Ecco il servizio. Un momento importante del campionato, si arriva a una bellissima vittoria contro Agrigento, una bella conferma tra le mura amiche, partiamo da qui. Sì, assolutamente, dovevamo vincere dopo la brutta prova di Trapani, dove praticamente non siamo mai stati in partita e avevamo bisogno prima per noi stessi di una risposta, e penso che sia dimostrata. Sì, ampiamente, penso. Una delle più belle gare del collettivo Nero Arancio degli ultimi tempi, sicuramente, forse anche il 2017 intero. Sì, nel senso, dall'inizio hanno capito che non c'era partita, perché eravamo determinati e aggressivi nello stesso tempo, quindi ha prevalso subito la voglia di far bene e i meccanismi andavano da soli, quindi era più facile per tutti. Stai partendo alla grandissima, sei super concentrato fin dal primo quarto e da quello che sto vedendo il primo quarto ti vede sempre più protagonista, poi ovviamente cresci insieme alla squadra di partita in partita. Dal punto di vista personale devo dire che è tornato ormai da un bel po' il Patrick che un po' tutti conoscevano, dico bene? Mi sento bene, adesso ho sempre voglia di stare in campo, sono tornato quello di prima, anzi sto facendo come il vino, secondo me miglioro. E, no, sto bene, finalmente mi sono lasciato tutto alle spalle e penso a dare il massimo. Sì, è vero, entro subito molto concentrato perché ancora dopo la partita di Siena, in cui mi reputo un po' responsabile di come abbiamo iniziato, che feci due o tre palle perse proprio in maniera banale che non mi appartengono. E mi sono ripromesso di non iniziare più con quella superficialità, perché le partite, come si vede, possono dall'inizio le dobbiamo indirizzare. E quindi so che il mio apporto è fondamentale e quindi devo dare il buon esempio. Dall'inizio del campionato dovete sapere che Patrick Baldassarre è l'unico giocatore che, analizzando figurina per figurina, non ha un vero e proprio cambio nel suo ruolo. Stai temendo un attimino l'esplosione di Riccardo Rossato che gioca 1, 2, 3, 4, 5? No, per Ricky sono assolutamente contento, perché è un ragazzo che ci dà sempre. Ogni tanto gli si chiude la vena, ma la cosa che gli dico, che tu non devi mai cambiare, perché tu sei questo e quindi è un istintivo al massimo. Cerco ogni tanto di regolare la pressione, gli dico. No, però sta migliorando, ha trovato molta fiducia nell'ultimo periodo, ha ritrovato la fiducia nell'essere protagonista in campo, è in attacco, è più convinto. E lo si dimostra anche durante l'allenamento, si vede che comunque fa già più canestro e lui comunque nasce come specialista difensivo, quindi se si comincia a fare canestro anche in attacco diventa sicuramente un gran bel giocatore. Ovviamente, come è giusto che sia, nessuna squadra è perfetta, ci sono tantissime problematiche, tra qualche istante parleremo del tabù trasferta che dura un bel po', però devo ammettere che dentro e fuori dal campo siete un gruppo vero, con due americani che stanno diventando sempre più italiani, o forse sono più italiani di qualche italiano, e me lo confermi, sì. A noi a livello di gruppo
Anzi, quello che voglio dire è che io sono ancora convinto che a questo gruppo gli mancano ancora 4-6 punti, ma per una questione di allenamento, di provare a fare qualcosa in più. Io sono convinto che nel girone di ritorno questa squadra esploderà. Ne sono assolutamente convinto e riusciremo a imparare dagli errori che sono stati lungo il percorso del girone d'andata, quindi fuori casa quante partite possiamo dire sì, anche buttato se vogliamo dire. Però penso anche siamo una squadra, siamo ragazzi intelligenti. E dove ognuno cerca di capire qual è l'errore e come aiutare magari anche un compagno, dando magari un consiglio oppure cercando di buttarsi su una palla o facendo la giocata intelligente in quel momento. Riconoscere i momenti, ecco, fondamentalmente. Quindi penso che l'esperienza delle sconfitte, anzi le bastonate, aiutino un po' a andare a capire cosa è successo. A proposito di gruppo, insomma, ho saputo di ripetute sedute a casa Fabbi guardando Gomorra per entrare nel clima Napoli, scherzi a parte. Bisogna conquistare più che Forcella, bisogna conquistare il Palabarbudo, bisogna vincere contro la squadra partenopea. Nessuna gara è facile, lo sappiamo. Sfatare il tabù trasferta, vincere contro una squadra che. Per chi ha visto le partite di Napoli non è assolutamente una partita facile, perché nessuno ti regala nulla nonostante la classifica, e poi dimostrare che anche lontano da casa questa squadra non è la squadra vista contro Trapani, dove tutti pensavano di aver sbagliato canale di LNP TV, insomma. Assolutamente sì. Allora, ritorno su quello che hai detto di Gomorra, sì, confermo, ma Fabi da buon argentino, ormai lo chiamo l'Asador perché è un onore per lui essere chiamato così e devo dire che cucina la carne veramente bene, quindi tutti i miei complimenti per questo. E lui lo sa perché gliene rendo atto ogni volta. E per Napoli, sì, Napoli non è assolutamente una squadra facile. Perché in casa se le giocate veramente con tutti. Tra l'altro con Agrigento gli mancava Carter e se l'è giocata comunque fino agli ultimi minuti. Corrieti ha perso con una bomba di Savoldelli abbastanza a caso, quindi è una squadra che in casa sa di dover costruire la sua salvezza in casa, quindi faranno di tutto per vincere, soprattutto contro di noi che attualmente abbiamo 12 punti, quindi pensano che comunque sia importante ricucire le distanze. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, seguire il piano partita e andare a testa alta e con la massima concentrazione. Le cifre dispari non ci piacciono, finalmente abbiamo salutato questo 2017 molto molto problematico, non soltanto dal punto di vista sportivo. Adesso si gira verso un altro numero, un bell'otto che potrebbe ricordare il numero di Sasha Volkov, uno dei giocatori più importanti e dominanti della storia della Viola negli anni 90, e che porti buone cose anche a Patrick, insomma, in bocca al lupo. Crepi, assolutamente sì, sono convinto che questo 2018 sarà un anno entusiasmante.